Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi registro il video della mia nuova makeup collection. In realtà sul canale c'è già un video dove vi mostro un po' il processo di quello che è stato il montaggio, il decluttering, eccetera, eccetera. Mancava l'ultimo video per chiudere in bellezza e farvi vedere effettivamente come ho organizzato bene il tutto. In realtà non è esattamente come vorrei io al 110%, perché ci sono alcune cose che mancano, perché magari non vengono più prodotte, tipo i divisori, eccetera, eccetera. Però più o meno sono soddisfatta del tutto e quindi posso farvelo vedere. Sicuramente rispetto a come tenevo le cose prima, questo è il metodo che preferisco finora. In anni di collezione make-up ve ne ho fatti vedere di ogni. Credo sia anche uno dei primi video che trovate sul canale anni, anni, anni fa. E finora appunto questa è la mia preferita senza ombra di dubbio, perché è spaziosa, perché riuscite a trovare bene le cose e a vederle e quindi di conseguenza riuscite anche ad utilizzarle. Ovviamente io ho tanto make-up perché ci lavoro, registro i video, mi vengono inviati, tra l'altro faccio la truccatrice, quindi le utilizzo anche per lavoro proprio. Piccola premessa, insomma, introduttiva, che ormai penso non serva più fare per quello che capirete da voi, però non si sa mai. Quindi vi lascio il video della Makeup Collection, spero tanto vi piaccia. Se avete qualche consiglio, ovviamente sono sempre ben accetti, vi leggo poi nei commenti e per ora vi saluto. Finalmente vi mostro la mia nuova makeup collection e tutto quello che c'è al suo interno. Cercherò di mettervi riferimenti di quello che trovo nell'info box, anche dei vari contenitori. Allora, partiamo da qua sopra. Qui ci sono tutte le pochette. In realtà voglio comprare dei cassettoni per cercare di dividere meglio la cosa. Devo ancora passare da IKEA e prenderli. Comunque sono tutte lì e poi appunto voglio dividerli in pochette grandi, pochette più piccole, quelle da viaggio, eccetera, eccetera. Poi qui sopra ho di recente liberato tutta la mensola e ci ho messo tutte delle cose personali, quindi delle foto, questo qui è il portagioie, qui dietro tutta la mia collezione di cose dei BTS, ma magari ve la farò vedere più avanti. Partiamo quindi da tutte le cose make-up, skincare. Allora, in questo ripiano ho voluto mettere gli espositori fatti a cassetti, quindi in questo lato, come vedete, questi sono carini perché sono trasparenti, quindi si vede tutto all'interno. Ci ho messo i pigmenti, questi qua sono quelli in polvere libera. La maggior parte sono di Anastasia Beverly Hills Colourpop. Questi qua sono quelli che ho preso a Londra. Qua sotto ci sono altri pigmenti che non entravano nel ripiano sopra. E questi qua invece sono tutti dei prodotti in crema. Questi ad esempio sono Kat Von D. Oppure ci sono questi di Colourpop, che sono dei pottini con le creme colorate che possono essere utilizzate da base make-up. Qui sotto per la maggior parte diciamo che sono ombretti sempre in pot, quindi in crema. Questi qua che vedete con queste scritte sono tutte quelle di Colourpop. Questi sono della collezione Halloween di Nightmare. Questi sono quelli classici normali. Questi invece sono quelli di NYX. Mentre qui dietro ci sono quelli di Marc Jacobs, questo qui è di Essence. Poi qui iniziamo con gli ombretti singoli. Ne ho tolti tantissimi perché ne avevo veramente troppi, altri li troverete anche a ripiano occhi. Questi sono tutti dello stesso marchio, che sono di Colourpop, di diverse collezioni, che sono i miei preferiti perché sono iper burrosi, si stendono benissimo e sono molto luminosi anche. Vedete tipo questi della collezione dei gelati, sono bellissimi. Qui sotto troviamo invece i glitter, la maggior parte sono di Anastasia Beverly Hills, anzi credo che qui siano proprio tutti quelli di Anastasia e li metterò magari per colorazione, per ora sono un po' sparsi, a parte la prima colonna sopra che sono tutti quelli a base bianca. In realtà credo ne manchino anche altri che stanno sparsi da qualche parte. Poi questo qui è un contenitore invece di Primark. Questo qua non ve l'ho detto, scusate, l'ho preso da Muji. Questi qua sono di Primark, sia quello piccolo sia quello grande. Sopra, vabbè, ho le maschere, questi qua i patch per gli occhi e questi per le labbra, perché non li posso tenere in bagno. Questo qui è il pennello della collezione di Game of Thrones, bellissimo. Qui ci sono le mie cuffiette. Questo cassettino è vuoto, in realtà non c'è nulla. Qui dentro invece ci sono un po' di balsami labbra, alcuni dei miei preferiti, tipo il poi il di Astra. Questo qui è quello di Huda nuovo. Insomma, ho una fissazione per i balsami labbra. Penso che anche il cassettino sopra lo riempirò con altri balsami che ho
da un'altra parte. Poi qui sotto ho un po' di cose per le sopracciglia, quindi dei matitoni, illuminanti, primer, questi qua colorati, quelli con le fibre all'interno, quelli di Anastasia, questo qui di Huda, sempre con le setoline all'interno per dare un effetto più fluffy brows. Questi di Neve Cosmetics. E sotto invece ci sono sempre per le sopracciglia i pottini, utilizzandoli anche tanto per lavoro. Questi qua li ho di diverse colorazioni, quindi dai più chiari, più scuri, rossi, eccetera. Poi qui ho questo espositore, che in realtà sarebbe tipo per le riviste, che ho preso da Primark e ci ho messo tutte le maschere in tessuto, perché almeno arrivo qui, scelgo quale prendere. In teoria prima erano divise in idratanti, purificanti e quelle un po' miste, ora sono un po' sparse così. Come vedete ho una leggerissima ossessione per questo tipo di maschere, ce ne sono di diverse marchi, la maggior parte sono di Primark perché sono molto molto valide e costano solo 90 centesimi, quindi vi consiglio di andarle a vedere perché ce ne sono di ogni, ad esempio questa sempre di Primark però costa un po' di più. Poi ci sono quelle idratanti, quelle effetto primer, quelle purificanti, e qui dietro troviamo la scritta Glam che ho preso sempre da Primark ma veramente tanti 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 anni fa, la cassettiera è sempre di Muji, e qui ci sono altre maschere, un po' di campioncini, queste che vi ho fatto vedere, che ho preso dal sito coreano, che sono quelle al tea tree purificanti, visto che non le uso molto spesso le ho messe qui. Poi qui ci sono i cerottini per i punti neri, qui ci sono altri pad però sono per gli occhi, e qui ci sono alcune maschere miste, tra cui quelle in crema fatte magari in questo modo, i micro patch per i brufolini, questi sono altri patch per i punti neri. Poi come potete vedere qua ho deciso di mettere questo divisorio trasparente in modo che si potesse vedere cosa c'è sotto, e in questo caso è molto bello perché vedete si vedono tutte le palettine. Infatti qua ho messo il primo cassetto estraibile che secondo me è super comodo, e ci ho messo tutte le mini palettine. Io ho la fortuna di collaborare con Colourpop, quindi mi inviano molto spesso, vedete, tutte le loro collezioni. Queste qua sono quelle divise per colori, che sono stracomode perché magari un giorno ho voglia di truccarmi tutta blu, prendo la palettina blu, quella viola, poi c'è quella gialla e così via. Fanno spesso, vedete, queste collezioni divise per colorazioni, anche queste sono Colourpop, però sono la versione più piccola e vedete in un altro formato. Queste sono di recente uscite, che sono quelle ispirate alle pietre, infatti questo è rubino. Poi ad esempio abbiamo questa che è zaffiro, anche questa è nuova. Poi ci sono quelle appunto della collezione di Frozen che sono bellissime. Lì dietro c'è quella di Sailor Moon, questa qui è quella di Nightmare, di Mulan. Sono veramente stupende, proprio da vedere esposte. E qui ci sono quelle un po' più miste, qua ci sono degli ombretti singoli che ho messo nelle palettine calamitate, la maggior parte sono di Nabla. Questo qui, guardate che carina, della collezione di MAC. Ci sono alcune di Anastasia, Patrick Star di MAC. Queste qui sono le mie di Sailor Moon. Queste sempre di Colourpop, dei segni zodiacali. Lì dietro invece c'è Huda. Messe in questo modo almeno io riesco a capirle tutte e ad utilizzarle. Poi sotto c'è un altro cassetto estraibile con il mio sogno della vita, avere tutte le ciglia finte esposte, perché io non riuscivo mai ad utilizzarle proprio perché non riuscivo a capire che tipologia di ciglia avevo. In questo modo apro qui e riesco a capire cosa prendere, quale mi serve e quale invece non utilizzare. Qui ci sono le mie preferite, che sono quelle che ho fatto io in collaborazione con Cosmify. Infatti c'è una mega scorta. Queste sono le Glammy Lashes che ha fatto sempre insieme a Cosmify di Likicca. Poi lì dietro ce ne sono un po'. Queste sono altre delle mie preferite, che sono le Milan di Sosu Beauty, Anastasia, Mulak. Queste qui sono quelle di Primark, molto carine. Queste qui sempre Cosmify con Makeup Delight. Queste qui sono quelle di Eldora, che uso quando faccio i look un po' più particolari. Queste qua me le vedete usare sempre a Halloween, quelle rosse, quelle arcobaleno. Queste qui sono quelle che prendo magari da AliExpress, che hanno dei look un po' più pazzerelli, mai usate ma sono troppo carine da vedere. E poi iniziamo con la collezione vera e propria. Ovviamente
ho voluto esporre e mettere i primi quattro cassetti trasparenti in modo che si vedesse cosa c'era all'interno, sempre per la stessa cosa che comunque visivamente è molto carino da vedere. Quindi primo cassetto ovviamente è tutto dedicato alla base, come vedete è tutto completamente pieno e dovrebbe essere leggermente organizzato meglio, però secondo me già così fa un buon lavoro. Quindi diciamo che sono divisi a step, quindi primer da questa parte, ce ne sono un po' diciamo dei must have classici, quindi abbiamo questi di Benefit, oppure c'è Too Faced, NYX, Urban Decay, ce ne sono tre perché sono quelli che mi piacciono di più, poi il più recente che è questo qua bellissimo di Charlotte Tilbury, questo qui è il mio preferito in assoluto che è quello di Tatcha Silk Canvas, bellissimo, e poi sono mixati anche ai vari primer per gli occhi, quindi non solo quelli viso ma anche appunto occhi, base occhi, quelle più luminose tipo di Urban, qui ad esempio troviamo tutte le spugnette che ho già utilizzato ma che magari non tengo in postazione, oppure i pennelli kabuki, queste qua di Shein piccoline sono bellissime viola. Poi qui troviamo due parti di fondotinta, ne ho tolti veramente tantissimi anche perché già solo con questi penso una persona non si truccherebbe neanche in tre vite, diciamo ne ho diversi che uso spesso tra cui questo qui di Nabla, questi qua Cushion di Misha, ne ho altri poi in postazione che vi faccio vedere dopo, CC Cream, cioè sia questa normale sia quella All Free, questo qui è molto carino d'estate, questo qui di Benefit, Fenty Beauty, ci sono veramente un sacco di marchi diversi, L'Oreal, questi mi piacciono tantissimo, se volete un fondotinta low cost i Can't Stop Won't Stop di NYX, oppure altro mio preferito, questi qua di Anastasia Beverly Hills. Poi qui abbiamo i correttori, anche qui c'è un po' di marchi sparsi, i miei preferiti che prima erano i Close Up di Nabla, adesso vi faccio vedere invece poi dopo qual è il mio preferito, questo qui di Jeffree Star, c'è Tarte, Anastasia, questo qui è super carino di Kimchi, se seguite il mondo delle drag sapete benissimo chi è. Vi finisco la prima fascia così poi passiamo dietro. Qui ci sono tutte le ciprie, come vedete ho una leggera ossessione, soprattutto per quelle in polvere libera, perché mi ci trovo meglio, infatti ne ho ottenute tantissime, quelle compatte sono qui e qui. Le mie preferite sono senza ombra di dubbio la Vanilla di Anastasia, questa qui di Andrea Cimatti per Cosmify, poi appunto qui dietro troviamo quelle compatte che a volte utilizzo anche come fondotinta compatto, tipo la Flat Perfection, questa qui di Neve Makeup, troviamo la NYX, questo che cos'è? Fenty Beauty, addirittura c'è anche qualcosa di Elf, e queste sono quelle invece che preferisco, tipo questa qui ragazzi è la Stay Matte di Rimmel, iconica, queste qui sono quelle che ha creato Eric Yoba con Cosmify, poi lì dietro troviamo la maggior parte dei setting spray, uno dei miei preferiti assolutamente questo, anche perché vedete è quasi finito, poi qui inizia la parte degli illuminanti che in realtà è divisa qui, 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 qui e un po' qui, diciamo ce ne sono tanti. Qui troviamo quelli di Anastasia, guardate che belli come brillano. Qui ci sono quelli in gel, in crema, in stick, liquidi, in boccetta, quelli un po' più particolari, mentre questi sono invece tutti quanti in cialda. Qui ci sono quelli di Juno, che è il marchio di Cleo Toms, Fenty Beauty, questi qua mi piacciono tantissimo che sono i Basic Marble di Gaia con Cosmify, questi qua sono invece quelli di Jeffree Star che sono degli illuminanti giganti, Becca, MAC, ce ne sono veramente di ogni. Lì dietro ci sono i miei prodottini, questi qua sono i miei illuminanti, i miei blush e le mie terre che ho creato sempre insieme a Cosmify. Qui ci sono i blush in crema di Gaia e qui invece troviamo le terre e i blush. Come vedete in realtà non ho tantissime terre perché preferisco invece dei prodotti singoli utilizzare le palettine, quelle già composte, quindi qui ho qualche novità di Nabla, queste qua di Too Faced, qui ci sono un po' di blush, guardate che carino questo della collezione sempre di Sailor Moon di Colourpop, c'è
dai, voglio dire. E quindi anche questo viso lo chiudiamo, pesa veramente tantissimo, non potete immaginare. Qui sotto infatti è molto più leggera la situazione e manca anche qualcosina in realtà. Sembra molto più spoglio rispetto agli altri perché ovviamente tutta la parte dietro è libera, però non voglio riempirla troppo e soprattutto comunque qui c'è tutto quello che mi serve. Ho cercato di prendere questi piccoli contenitori che ho preso da Maurice e qui ci ho messo gli eyeliner, questi qua di Suva Beauty che sono gli dry liner, quindi si attivano con l'acqua. In realtà ne mancano un po', tra cui le palettine, però me le tengo in postazione perché le sto usando questi giorni. Poi qui ci sono tutti gli eyeliner colorati o comunque quelli metallici. Qui ci sono gli ombretti, quelli fatti in boccetta con l'applicatore. Ci sono questi qui di Lotti London, House, che è il marchio di Lady Gaga. Qui sotto tutto Nabla. Qui ci sono invece gli altri ombrettini singoli che non entravano nel cassettino, quindi ci sono questi di MAC e la maggior parte in realtà sono tutte di Pupa di varie collezioni. Qui ci sono tutti gli eyeliner neri. Per farvi capire, questi sono solo eyeliner neri. Questi qua sono i mascara aperti, diciamo quelli particolari o waterproof. Per particolari intendo tipo colorati come questo. Mentre qui ci sono quelli aperti ma in versione nera classica. E qui c'è tutta la parte creatività, quindi glitter, accessori, i glitterini in pottino che quindi hanno tipo una consistenza gel. La maggior parte sono di Colourpop. Oppure ci sono questi qua di Mulac. Questi sono bellissimi, sempre della collezione di Sailor Moon. Oppure ci sono questi della collezione di Frozen. Poi troviamo gli Heavy Metal di Urban Decay. Questi qua bellissimi di Stila. Qua c'è la mia colla per i glitter, quella di Anastasia, quella di NYX, un po' di mollettine, altri ombrettini in pot. Qua i temperini, insomma un po' di cose così. Qua ci sono le mini palettine dei glitter, quindi troviamo quelle di Nabla, quelle di Mulac, Pixie e la mia ovviamente. E qui c'è una palettina con dei glitterini che ho composto io. Qui ci sono gli altri che vi dicevo prima e non entravano nel cassettino e sono tutti di NYX. Quindi anche questo finito. Sotto c'è il reparto labbra che ho veramente sfoltito tantissimo e guardate comunque quanti prodotti ci sono. Questo qua è quasi completamente pieno e comunque un cassetto è bello largo, però qua dietro c'è ancora spazio, vedete? Diciamo che ho cercato di raggruppare tutti questi mini divisori, vedete? E li ho composti vicino, almeno sembra più compatta come situazione. Questo è uno dei miei preferiti anche perché sembra molto ordinato. Qui ci sono diciamo i miei marchi preferiti, quindi i Jeffree Star, i rossetti liquidi Jeffree Star. Questo qui è assolutamente il mio preferito di tutti, che è Christmas Cookie. Poi ci sono quelli di Clio Makeup che adoro. Qua invece ci sono i rossettini in bullet, quindi Anastasia, Nabla. Qua ci sono, allora, la collezione, questa qui di Alice in Wonderland di L'Oreal. Poi troviamo Urban Decay, che sono questi qua colorati. In realtà mi piacerebbe se avessero tutti questa cosa sotto, almeno riesci a capire bene la colorazione. Qui c'è tutto il reparto gloss, anche se altri sono sparsi in giro perché non c'entravano. Quindi troviamo Nabla, troviamo Colourpop, Fenty Beauty, Anastasia Beverly Hills, Mulac. Qui ci sono i lip kit di Kylie Cosmetics. Questi sono due kit sempre di Colourpop per Sailor Moon. Non mi andava di buttare la confezione perché è troppo bella. Qui ci sono le palettine. Principalmente troviamo MAC, We Makeup, Pixie. Questi qui sono i prodotti di Makeup Delight per Cosmify che mi piacciono molto. Qui ci sono alcune tinte labbra di Banana Beauty. Qui altri rossettini in bullet, altri rossetti liquidi di Mulac. Diciamo in questo contenitore c'è la fascia o nuovi aggiunti o quelli che non entravano da altre parti. Poi qui ci sono i miei gloss, quelli che ho creato insieme a Cosmify. Poi queste le adoro per fare le labbra in stile coreano di Astra, sono gli Aqua Lip Stain, ovviamente tutte e quattro le colorazioni. Poi troviamo un po' di liquid lipstick di Kat Von D, qua ci sono i colori un po' più particolari. Qui tutti i rossetti liquidi di Nabla, vedete tutti questi con questo tappino qua, anche questi. We Makeup e Mulac,
sia qui sia qui. Dietro invece ho le confezioni per il back to MAC di MAC, che però non faccio da una vita, quindi rimangono lì. Vi faccio vedere come l'ho diviso, non vi spaventate perché vedete una marea di capelli e dite che cos'è. Queste sono le mie parrucche, quelle che uso per fare, diciamo, i look un po' più particolari su Instagram, quindi ce ne sono di un po' di colori pazzi, non sapevo dove metterle, quindi visto che comunque la maggior parte delle volte il cassetto è chiuso così, al massimo prendo le cose da davanti, non si vede nulla. Quindi troviamo tutte le palettine viso. Qua ho questa qua delle creme di Kryolan, sotto ho quelle di Mulac, e qui veramente troviamo di tutto. Mulac, Too Faced, Cosmeify, Anastasia, queste che ha fatto da MT con Cosmeify sempre, queste sono quelle magnetiche, queste qui sono di due collezioni diverse di Benefit, la Cheerleaders e questa qui che è la Cheek Stars, questa è bellissima, gli illuminanti di Game of Thrones e gli Urban Decay fatti a uova di drago. Gli ultimi due, come vedete, ho messo le cassettiere senza la parte di vetro davanti perché ci sono delle cose che magari non mi piace che siano troppo esposte. Ci sono tutte le cose che uso per gli effetti speciali e i refill di make up che sono ancora chiusi, quindi tutte le cose che mi sono state inviate e di cui magari ho il doppione. Ovviamente me ne arrivano molte 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 di più, queste sono solo quelle che io decido di tenere perché magari sono prodotti che mi piacciono e quindi poi quando lo vado a finire li riprendo nuovi da qui. Quindi vi parto qua da refill make up, vi faccio un po' dare un occhio. Qui ci sono le spugnette, un po' di pennelli, queste sono tutte palettine vuote di quelle magnetiche. Poi qui ho cercato di dividere in mascara, eyeliner, tutta insomma la parte occhi. Qua ci sono un po' di prodotti labbra, anche qui tutti gli eyeliner neri nuovi. Qui sotto ci sono altre colle per ciglia finte. Poi qui ci sono i setting spray, fondotinta, oppure queste tipo sono le goccine per cambiare i colori delle basi di NYX. E di qua appunto le cose per effetti speciali, quindi tutte le spugnette che uso con i supracolor, che quindi sono macchiate. Qua insomma tutti dei vari prodottini specifici, tipo qui c'è il Proceed, l'alcol, sangue finto, lo scab. Queste invece sono le palettine, che sono quelle che si attivano con l'alcol. Queste qui delle creme, idem qui per fare tutte le mie basi colorate di Halloween eccetera. E qui ci sono invece gli acqua color, questi qua sono color carne, questi sono quelli colorati. Qui ci sono tutti gli strumenti, i pennelli, questa qui è la pasta modellante, la cera, insomma cose molto particolari. E come ultimo cassetto ho il cassetto refill di tutta la skincare, i prodotti corpo, i prodotti capelli. Quindi preparatevi perché è tipo bello pieno, cioè proprio tanto bello pieno, tant'è che la mia idea iniziale era quella, ok, li metto ordinati, vedete, tutto carino, poi ovviamente la roba ha cominciato a non starci più, quindi ho cominciato ad impilare e quindi per cercare le robe io devo alzarne altre, è un po' un casino rispetto a quello che volevo fare, però non posso fare altrimenti, nel senso questo è lo spazio ed è, come vedete, tutto pieno, quindi vi faccio dare una sbirciata veloce. E diciamo in linea generale questo qui è l'ultimo cassetto e quindi tutta la makeup collection, almeno quella che troviamo qui. Adesso vi faccio vedere quella che ho in postazione e tutte le palette occhi ovviamente. In questo mobiletto c'è tutta la sezione delle palette occhi, quindi qui sopra ci sono tutte quelle di Urban, tutte le varie Naked 1, 2, 3, 4 eccetera eccetera eccetera, ci sono tutte. Qui sono invece le varie collezioni più particolari. Qui sotto c'è il ripiano mio preferito, che sono quelle di Anastasia Beverly Hills, quindi ci sono sia le Norvina, tutte quelle uscite finora, mi manca in realtà l'ultima. Queste sono quelle singole oppure delle varie collezioni in collaborazione. Qui invece ci sono quelle di Huda, la Nothy e la Rose Quartz, che è quella nuova. Queste qui sono di Beauty Bay con Nikki Tutorials. Questa qui è di Sample Beauty. Qui sotto ci sono quelli brand italiani, quindi Nabla e Mulac, di tutte le varie collezioni. Queste qua ovviamente ci sono tutte. Idem quelle di Nabla, sia quelle piccole che quelle grandi.
in questo modo. Poi queste sono quelle un po' più ingombranti, quindi c'è sempre quella di Game of Thrones per Urban Decay, questa qui di Jeffree Star, questa è l'Artistry Palette di James Charles, questa è una delle mie preferite che è la Carnival Pro Palette, idem questa, mi piace tantissimo, di Be Perfect. Qui sotto c'è quella per l'anniversario di Too Faced, che è meravigliosa, cioè guardate quanto brilla. E un po' di palettine miste, diciamo principalmente sono quelle di Cosmify, però c'è anche ad esempio questa qui di Juno, Juvia's Place, questa qui è Kylie Cosmetics, questa è quella che ho realizzato insieme a Cosmify e la mia bestie Giulia. Qui ci sono principalmente quelle calamitate, quindi dove ho raccolto tutti gli ombrettini singoli. Queste sicuramente sono quelle delle varie collezioni di Nabla, ecco, quello è poco ma sicuro. Qui ci sono un po' di cose di MAC oppure di Zoeva. E qui sotto ci sono tutte quelle di NYX, che sono tutte queste qui nere che vedete. Ovviamente anche queste di varie collezioni, queste sono quelle di Pupa, che mi piacciono tantissimo perché anche queste sono comode da portare anche al lavoro perché sono divise, vedete, per colorazioni. E qui invece troviamo una di Kat Von D, anche questa di Kat Von D che è bellissima. E qui invece troviamo tutto il reparto delle cose che tengo sulla scrivania dove registro, quindi vedete anche tutte le varie attrezzature e che quindi sono le cose che mi servono da avere qui e poter prendere più velocemente. Qui ci sono le mensole con i pennelli prima di tutto, che ovviamente sono tantissimi, poi qui vabbè c'è il faretto quindi non riuscite a vederli tutti bene. Qui c'è il mio specchio mobile con un po' di cosine, forbicine per le ciglia finte, pinzette, un po' di balsami labbra. Questi contenitori sono sempre quelli di Primark. Qui ci ho attaccato anche degli adesivini. Mai frase fu più vera, qui c'è Flora delle Winx. Vabbè, qui Kleenex, fazzolettini. Vi faccio vedere prima questa cassettierina. Allora, qui ci sono i glitter. Questi qua sono i sample grandi della mia palettina dei glitter, quindi li tengo qui. Qui tutte le cose per le sopracciglia. Qui dentro alcune cose per la base. Questo è il correttore che vi dicevo prima, che è il mio preferito del momento. Anzi, in realtà da un po' che è il mio preferito, che è quello di Clio Makeup. Qui ci sono cose miste tipo gli eyeliner, cose per le sopracciglia, mascara, fissanti per sempre sopracciglia. Qui sotto invece ci sono tutte le mie basi di P. Louise, quindi sia quelle colorate che quelle nude classiche. E qui sotto ci sono dei prodottini che diciamo utilizzo maggiormente nel periodo, quindi anche quando mi devo truccare velocemente so già cosa prendere. E ovviamente li cambio di volta in volta, di mese in mese, settimana in settimana, insomma come mi gira. Quindi in questo caso troviamo un po' di prodotti di Nabla, l'illuminante La Terra, fondotinta cushion di Peach C, mascara, correttori, blush in crema. Mentre qui sopra ho un po' di cose extra. Vabbè, lì c'è la crema mani, shampoo secco, questo qui che metto sempre prima di iniziare a registrare qualsiasi tipo di contenuto perché è bello idratante. Colla per le ciglia finte. Qui sopra in realtà non c'è nulla che ha a che fare con il make-up, sono cose varie tipo il metro. E qui sotto ho le ciglia finte che utilizzo maggiormente, comunque sono aperte e ho già utilizzato diverse volte. Poi qui c'è il mio portaspugnetta, così quando la lavo la metto qui. Qui c'è un altro contenitore con un po' di spugnette. Qui troviamo tutte le matite labbra, o almeno una parte, perché una parte stanno qui e l'altra invece è qui dentro. Questo contenitore è sempre di Primark. Vi ho acceso anche la lucina così vedete meglio. Qui in realtà è caotica la situazione, perché qui ci sono ad esempio gli eyeliner colorati e non che utilizzo di più. Questi qua sono quelli che ho creato io insieme a Cosmify, che sono i matte eyeliner. Alcuni fondotinta, questo qua è il Freckle Maker di Nabla. E tutte le matite occhi, che sono veramente tantissime. E infatti, come vedete, alcune le incastro proprio così, a sentimento. L'effetto è un po' caotico. Lì dietro ci sono i cotton fioc. E diciamo questo è principalmente tutto quello che tengo qua sopra. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete, non lo so, qualcosa da consigliarmi. Se vi piace come ho organizzato il tutto, fatemi sapere perché ci tengo ovviamente alla vostra opinione. Quindi per ora vi saluto, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!